Arriviamo finalmente alla parte che tocca probabilmente più la platea di ingegneri che abbiamo e appunto la parte sulla tutela dei progetti di ingegneria che vi ho già citato prima. Adesso andiamo un pochettino più nel dettaglio. Quindi abbiamo detto che da un lato in questa slide faccio vedere come potete notare, aumento la luminosità al massimo, ok. Da un lato abbiamo i diritti che tutelano un'opera d'architettura, in quanto intesa opera creativa in senso pieno e quindi ha un'opera tutelata da un diritto d'autore pieno. Vedete che in quanto autori di un'opera di architettura avete tutti quelli che abbiamo già visto prima: pubblicare, riprodurre, trascrivere, eseguire, comunicare al pubblico, ridistribuire. Ok? Quindi un architetto, un autore di opera di architettura ha tutti questi diritti al pari di un autore di un brano musicale o di un'opera letteraria o di una fotografia. Dall'altra parte, il titolare scusate, l'ingegnere che realizza un progetto di lavoro di ingegneria ha invece un diritto connesso, che è articolo 99 della legge sul diritto d'autore italiana. E questo è il testo dell'articolo 99, che poi trovate anche più o meno riprodotto nell'articolo 2578 del Codice Civile. E il diritto che viene creato ha una duplice faccia, ha un diritto di riproduzione sui disegni, di progetti, sui disegni e progetti e un diritto sulla loro realizzazione. Adesso leggendolo lo capite meglio. All'autore di progetti di lavori di ingegneria o di altri lavori analoghi che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, compete, oltre al diritto esclusivo di riproduzione dei piani e disegni dei progetti medesimi, il diritto ad un equo compenso a carico di coloro che realizzino il progetto tecnico a scopo di lucro senza suo consenso. Quindi vedete che è duplice: è uno il diritto al che, ad esempio, il vostro progetto non venga inserito in un libro di ingegneria, quella è la riproduzione, ok? E due è il fatto che qualcuno prenda il vostro progetto e lo esegua. Pensate a un progetto per un impianto industriale, non so, tipico esempio di lavoro più tipicamente ingegneristico, e che porta una. Vedete che dice il requisito è che ci sia una soluzione originale a un problema tecnico. Vedete che non c'entra nulla alla creatività. Quindi quello che diceva prima la vostra collega, ma anche voi, negli altri esempi che avete fatto voi. Cioè, nel lavoro di ingegneria si va a vedere non tanto la creatività, ma il fatto che effettivamente quel tuo intervento risolva un problema tecnico, quindi il calcolo che fa sì che il ponte stia su, Beh, però guarda che originalità. arrivederci, non so, l'impianto idraulico di un grande capannone industriale che deve fare, che ne so, raffreddare una centrale elettrica, via dicendo, queste sono cose che sapete spiegarmi meglio voi. Però nel momento in cui c'è questo requisito, cioè della soluzione originale a un problema tecnico, avete questo duplice diritto, cioè l'esclusiva sulla riproduzione e il fatto di avere diritto ad un equo compenso se qualcuno realizza quel progetto senza avervi chiesto il consenso prima, perché la regola sarebbe quella di chiedervi il permesso prima, Però lo può ovviamente. fare, lo può Ma vi deve fare. versare un equo compenso. Adesso poi vado avanti. L'equo compenso, così chiudiamo il cerchio, era nel nostro schemone sui diritti. Questo qua in alto a destra, vedete? Cioè il fatto che, insomma, lì c'è scritto una sorta di diritti di credito che sorgono in capo ai titolari dei diritti d'autore o diritti connessi per gli utilizzi che vengono fatti dei loro prodotti. Cioè il fatto che la legge in alcuni casi preveda che si possa utilizzare qualcosa anche senza chiedere il permesso, ma se lo fai devi versare poi un equo compenso all'autore. E sul concetto di equo, ovviamente, sarebbe da discutere. Certo, dovremmo stare qua 5 ore, dovremmo leggere le varie sentenze che negli anni hanno stabilito che cosa si intende equo, cioè se il giudice fa una valutazione di ciò, del valore, ad esempio, del valore commerciale che può avere sul Vantaggio mercato economico di che era quel. dubbio. Esatto. Quindi adesso non possiamo, però ricordate, a me interessa in questa fase mettere a fuoco questa duplice forma e questo duplice effetto della tutela che avete, che ha un soggetto professionale come il vostro, come voi. E dice, continua la norma, sempre articolo 99, che per esercitare il diritto al compenso, l'autore, cioè quindi l'autore del progetto di ingegneria, deve inserire sopra il piano o disegno una dichiarazione di riserva, cioè il classico di riproduzione riservata, diritti riservati, come volete, o copyright, se volete fare gli americani, ed eseguire il deposito del piano o disegno presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme stabilite dal regolamento. Sì, si fa col tramite delle camere di commercio o degli ordini professionali, cioè non è che dovete andare a Roma, cioè come quando depositate un marchio, in realtà lo fate alla camera di commercio che si fa tramite verso il registro, diciamo,
nazionale. Il diritto, questo diritto ad un equo compenso previsto in questo articolo dura 20 anni dal giorno del deposito prescritto dal secondo comma. Ok? Quindi vedete che è cosa ben diversa dal 70 anni dalla morte dell'architetto. Chiaro. Non ho nessun diritto. Sì, però io qui c'è un aggettivo. Beh, metterete copyright o diritto riservato, no, sui vostri progetti. Chi protocolla la presidenza del consiglio? Nessuno l'ha mai fatto? Quindi non esiste, quindi io posso usare il progetto di no. Di qualsiasi mio collega, buono sapersi. Attenzione che sta parlando, attenzione, non sta dicendo che non avete un diritto, sta dicendo che solamente il diritto all'eco compenso non viene meno. Cioè se volete avere il famoso diritto all'eco compenso dovete fare queste due cose. Se non lo fate vi rimane sempre comunque il diritto di riproduzione. Ok. Però attenzione, io voglio fare che costituiscono soluzioni originali di problemi tecnici, cioè fare due pilastri e una trave sopra. No, infatti, non è troppo. No, esatto. Fare un impianto di depurazione dell'acqua non è originale. Beh, dipende come lo fai, però. Sì, ma devo usare, cioè, se non c'è in quel momento qui e sono. Ed è anche il claim che faccio se volessi brevettarlo, deve essere originale, nuovo. No, allora, se devo dopo del brevetto parliamo separatamente. Se voglio brevettare, deve essere proprio anche inventivo, non basta, cioè, originale. Deve essere. Ma originale cosa vuol dire? Che è unico, che non ce n'è altri, originale. E che è l'origine, cioè prima non ce n'era. Ripeto, questo è quello che ci dice la norma. Calma e sangue freddo. Allora, così chiudiamo, visto che poi appunto sto registrando e diventa utile anche per i vostri colleghi. Scusate, questo è un po' il riassunto della situazione a cui siamo arrivati. Questa era la parte in cui, se ci fossero stati anche gli architetti, avremmo creato un po' di conflitto nel senso positivo. Cioè, il fatto che da un lato abbiamo le opere di architettura che vedete sono tutelate da un pieno diritto d'autore, quindi hanno sia i diritti morali, con il limite che avevo letto prima, cioè il diritto morale dell'architetto c'è, ma salvo nei casi in cui una modifica è necessitata da esigenze strutturali, la durata di 70 anni dalla morte dell'autore, e il diritto è su tutte le riproduzioni anche fotografiche. Quindi l'esempio di Calatrava prima, cioè l'architetto ha un diritto che non è solo sulla riproduzione del progetto, ma sulla riproduzione di anche l'opera una volta realizzata sotto forma di riproduzione fotografica o filmica. Ok, con il problema della cosiddetta libertà di panorama, cioè il fatto che non si possono fare foto liberamente se all'interno del panorama che io sto fotografando magari c'è in mezzo il Ponte Calatrava o il Teatro Massimo o la Torre Eiffel illuminata di notte. Il progetto di ingegneria ha, come vedete, sottostato una tutela minore, cioè sono tutelati da un mero diritto connesso, non è coperto da diritti morali, perché, ripeto, non c'è un legame intellettuale creativo tra l'autore e le sue opere, ma c'è una soluzione tecnica, ok? La ricerca di una semplice soluzione tecnica. Poi dice che la durata è di 20 anni dal deposito, quindi molto diversa, molto più breve rispetto ai 70 anni dalla morte, e poi ha questa duplice faccia, diciamo, che abbiamo già visto prima, cioè il diritto sulla riproduzione dei progetti più un diritto all'eco compenso sull'eventuale esecuzione del progetto. In altre parole, l'architetto disegna il ponte che crolla, l'ingegnere glielo fa e il diritto rimane dell'architetto. Sì, di fatto sì, con la differenza che però adesso a consolarvi è che voi siete, come dire, sul mercato oggigiorno molto più ricercati rispetto all'architetto, direi.